In compagnia di Marta Bifano, che è un'attrice che prima fuori dal microfono mi ha detto che lei è stata un po' una pioniera di questa battaglia contro la violenza di genere. Perché? Beh, nel 2002 già avevo interpretato Artemisia Gentileschi, che è la pittrice che in Italia annovera il primo processo per stupro. Devo essere stata fortunata perché in quel momento incontrai la Lagostena Bassi, che mi dette gli atti originali del processo, mentre molti leggevano Alexandra Lapierre, che era più romanzata, apparteneva più alla novellistica della storia di Artemisia. Io ho avuto la fortuna di interpretarla peraltro sotto i quadri stessi di Artemisia e di Orazio Gentileschi a Palazzo Venezia, con Ennio Fantastichini che faceva lo stupratore, Mariano Rigilo faceva Orazio Gentileschi e la regia era di Daniele Valmaggi. Peraltro nello spettacolo, diciamo in qualche modo in senso lato, lo stupro a mia memoria venne portato con un racconto terrificante da Franca Rame. Sì, quello era bellissimo, sì, me lo ricordo. Devo dire che lei era veramente una donna che ebbe il coraggio di non solo di denunciarlo alla polizia, ma di denunciarlo pubblicamente proprio per sobillare e spingere anche le altre donne a parlare. Il mondo dello spettacolo, ovviamente non parliamo di stupri, per quanto ci sono stati anche casi, come sappiamo, a livello internazionale negli Stati Uniti, però in Italia, quel che riguarda le sue esperienze, la parità uomo-donna in questo lavoro, nel lavoro di attrice, è raggiunta. Uno pensa nell'ambito dell'arte dovrebbe essere trasversalissima la cosa. No, non è raggiunta ancora, soprattutto perché alcune donne non si comportano da donne, ma si comportano da oggetto. Per una vecchia mentalità, che è una mentalità nella quale si pensa che soprattutto le attrici debbano in qualche modo concupire i produttori, perché non è soltanto che siano i produttori a essere questi bruti che cercano di portarsi a letto le attrici, ma a volte sono le attrici che giocano molto sulla loro attrazione e quindi è un gioco di ruolo che è molto antico, è uno dei più antichi del mondo, però finché ci sarà questo tipo di atteggiamento uomo-donna sarà difficile che si raggiunga una vera, onesta parità. Mi permetto di chiederle, ma oltre vabbè, il comportamento delle attrici, presumo anche di attori, ma insomma, che per quanto mi riguarda, poi insomma ognuno proprio fa del proprio corpo ciò che vuole, non il vero problema non è che i produttori siano tutti uomini o quasi tutti uomini. No, no, infatti ci sono alcune donne produttrici che hanno dei toy boy, degli attori che poi lasciano, voglio dire, è tutto uguale, non è che cambia. La situazione vera purtroppo è il potere. Questo è il vero problema, chi ha il potere, e quindi c'è un atteggiamento di volere in qualche modo, no, ambire al potere. Al potere qual è? Quello di essere scelti da qualcuno che ci possa permettere di fare, di coronare il nostro sogno e quindi di arrivare ad essere famosi, perché pare che adesso in Italia il sogno non sia tanto diventare un bravo attore o diventare una persona di cultura, ma diventare soprattutto famosi con i mezzi più impensabili, tra cui anche queste trasmissioni che permettono di arrivare al pubblico senza aver fatto nulla. Sì, si raggiunge una fama diciamo in poco tempo, però è anche vero che si perde in poco tempo, insomma non è una cosa strutturata. Beh, però nel frattempo, voglio dire, levano spazio a chi invece avrebbe talento e oltretutto levano anche spazio culturale. Se noi pensiamo che oltre alla storia che viene fatta in Rai Storia, e non voglio fare pubblicità, ma alla trasmissione di Piero Angela e Alberto Angela, noi di
programmi culturali sulla televisione generalista abbiamo poco, abbiamo tutti giochi a premi, senza voler criticare, per carità, però abbiamo tutto entertainment e questo dipende dal fatto che molto spazio viene dato all'Isola dei Famosi, a tutte queste trasmissioni del nulla, sono eroi del nulla. Io, per carità, non ho nulla contro i format che hanno successo, ma io penso che i ragazzi debbano nutrirsi d'altro, perché se questi sono i modelli che noi proponiamo ai giovani è un disastro, sia per quello che riguarda l'evoluzione culturale di un paese e soprattutto per le pari opportunità, perché la cultura è una cultura che diventa sempre più volgare. Sì, in chiusura lei ha citato la RAI, diciamo la TV generalista, non abbiamo paura di fare pubblicità anche perché non ci paga nessuno. Io vorrei citare un'altra grande produzione, insomma, in qualche modo, che la RAI diffonde, che è Un Posto al Sole da molti anni, e in questo periodo si occupa proprio di violenza di genere con la bravissima Vittoria Schisano, che interpreta un ruolo molto difficile, e insomma, come una TV di Stato, un servizio pubblico, mi sembra una cosa apprezzabile. Sì, ho lavorato nel Posto al Sole, ho avuto un ruolo per un anno circa, ho fatto il ruolo di una psicologa, la psicologa di Tommaso che si era perso in un'isola, e mia madre è la contessa Palladini da Di Benedetto. Quindi voglio dire, per noi il Posto al Sole, poi peraltro tutti gli attori sono amici da anni, da Marzio Onorato a Patrizio Rispo e tutti gli altri che infatti saluto, salutiamo Un Posto al Sole. Grazie, grazie davvero e buona serata.